Buon giovedì, ben ritrovati, l'appuntamento è il numero 26, ci avviciniamo alla conclusione anche di questa stagione televisiva di Velo, ma siamo in piena vuelta. Oggi è successo per Richard Carapaz a Peñas Blancas, ma il protagonista, oramai lo sapete, è Remco Evenepoel, che va più forte di tutti in salita a cronometro, quando cade, quando sta in piedi, se ha squadra, se non ha squadra, se si ritira anche il campione del mondo, insomma va forte sempre. Parleremo di questo soprattutto nella seconda parte, poi avremo anche uno spazio dedicato ai campionati italiani strada e cronometro di paraciclismo che ci sono stati nella nostra regione. Lo faremo con voi, qualora lo vogliate, al 392-623-7060. Questa sera, piccola precisazione, se potete, se riuscite, solo tramite WhatsApp. Potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, sia quella di TV6 che quella di Velo. Saremo insieme fino alle 22.45 come di consueto. E come di consueto passo a salutare gli ospiti, non prima di aver ringraziato Maurizio Daguin, regia che mi supporta, e siamo a settembre, insomma ci avviciniamo verso la fine. Oggi veramente un tempo come nemmeno a dicembre, a me viene un po' di nostalgia, non lo so voi, però a me viene una nostalgia. Luciano Rabottini, ciao Luciano, buon giovedì, buon settembre. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. Ci si avvicina a Natale, in poche parole. Adesso non esageriamo. Abbiamo appena festeggiato Ferragosto, sono passati 15 giorni. Adesso per Natale c'è ancora un po' di tempo, però sarà, insomma, questo avvicinarsi all'autunno, non lo so. Poi cambio di stagione. Ritrovo con piacere, davvero, Cristiano Taccone. Ciao Cristiano. Buonasera a tutti, e parlate voi che state al mare di brutto tempo. È vero. Oh, poi questa sera, ospite d'eccezione in piattaforma, Maurizio, me lo fai vedere, il sosia di Bud Spencer. Eccolo qua, tra poco lo vediamo. Eccolo qua, Riccardo Grigio, Riccardo. Cioè, ma voi siete veramente cretini, eh? Cioè proprio, vabbè, comunque sì, gli assomiglio, se... è vero? No, guarda, il problema è che quella foto di Bud Spencer è stata quando era magro, un po' più giovane, quindi diciamo che la barba era meno bianca di quella che hai, però anche l'impostazione del viso ha un non so che, un po' corrucciato, non lo so, hai più di qualcosa che mi ha fatto pensare. Copyright Maurizio Daguì, quindi se vuoi insultare puoi insultare lui, io ne avevo preparata un'altra, però non era molto somigliante. Comunque, ovviamente parleremo di tante altre cose, anche insomma di quello che sta accadendo nel mondo federale del ciclismo oggi. Anche Gazzetta dello Sport, non solo oggi, però oggi ha sentito 5 campioni del mondo italiani che hanno parlato di questa vicenda delle provvigioni con la Reiva, società irlandese. Insomma, poi faremo anche un racconto di quello che è accaduto, più che una valutazione che magari non spetta proprio a me in primis, perché in realtà sono non profano della materia, però insomma poi vedremo anche il comunicato di ieri sera della Federciclismo, che prova a fare chiarezza, anche se in questi casi spesso e volentieri dal punto di vista giornalistico spesso si dice che la toppa è anche peggio del buco. Comunque noi ci fermiamo per la pubblicità, l'anteprima finisce qui, tra poco Velo numero 26.
I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. I think that I'm back in my bag now. So I need that go, y'all. Got hits when he throwing the fastball. Just too quick for it, peeling off like the whip orange. Seen the effort, it's piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6 foot, but with the money stabbing, I'm 10'2". Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in the black whip. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Il più forte di questa Vuelta, almeno fino a questo momento, è Remco Evenepoel. Su questo non ci sono per il momento sempre discussioni. Oggi successo per Richard Carapaz, ma con la maglia rossa, il leader della generale, che controlla dopo una cronometro straordinaria, davvero quella di martedì, in cui è andato fortissimo, ha distrutto ancora di più gli avversari, anche se nel frattempo continua a perdere pezzi in squadra. Però questo ragazzo sembra oramai adesso volare. Vedremo se sarà così fino alla fine. Riccardo, noi settimana scorsa c'eravamo un po' voi, io no, io faccio semplice vigile urbano, vi eravate un po' attagliati sul fatto se Remco si fosse scoperto, se si fosse scoperto un po' troppo presto, se invece era con i tempi giusti. Io penso che, per come sta adesso, si fosse scoperto anche alla prima tappa, sarebbe nella stessa situazione adesso, per quanto forte va rispetto alla concorrenza. Beh, lui sta facendo delle cose che sono normali per lui. È un ragazzo che ha vinto 34 corse a 22 anni, e che corse, perché comunque non ci dimentichiamo la Liegi-Bastogne-Liegi, San Sebastian, le varie corse brevi, corse a tappe. Ci aveva messo un po' in apprensione e non potevamo fare una previsione come ha fatto, e gli faccio i complimenti a Luciano, perché il 17 d'agosto aveva pronosticato la vittoria di Remco Evenepoel a questa Vuelta, perché mancava la controprova. Ma la controprova la sta dando giorno dopo giorno, facendo il padrone vero. Sembra un espertissimo corridore del gruppo, perché gestisce la squadra, ha personalità, carisma nelle... Anche perché, scusami Riccardo, oggi, E siccome ne avevamo parlato durante il tour, quanto la Jumbo si fosse trovata in situazioni anche psicologicamente un po' di schizofrenia nel momento in cui succede un imprevisto come una caduta. Oggi abbiamo visto Remco stare lì, controllare con calma la bici, poi risalirci con il compagno di squadra davanti, farlo con tutta la calma del mondo. Sì, era una situazione anche sotto controllo, perché c'era via questa fuga di 32 corridori
e gestivano la corsa loro senza problemi, senza patema d'animo. Questo va riconosciuto, però in effetti è proprio come comanda e come sono le dichiarazioni. Una volta ha perso Serri, non ha fatto un plissé, ha perso ieri e hanno cercato di fargli una domanda un po' così a trabocchetto, insomma su Alaphilippe, che era caduto e quindi aveva dovuto abbandonare la corsa, e lui ha ribadito: io ho i miei compagni di squadra, sono forti. Qua pare che ce l'abbia avuta con la moto, però sì, non abbiamo visto questa moto. Comunque lui ha detto: c'era una moto e non va bene, è andato dal commissario e gli ha detto tre o quattro parole. Cioè si comporta da veterano. Noi stiamo vedendo una corsa gestita old style, per dirla in inglese, un anglicismo, passatemelo, perché sì, eravamo abituati al Tour de France a vedere una corsa un po' gestita di prepotenza da parte della Jumbo. Qua si vede la squadra tutta intorno al leader, il leader che comanda la corsa. Io avevo fatto anche quando prese la maglia, avevo fatto un appunto, dico: forse la squadra non è all'altezza per difendere la maglia alla faccia, la difende e come, anche meglio. Oggi su questa salita di 19 km a un certo punto si è messo in testa lui, dopo aver subito gli attacchi di Mas, di Rodriguez, e non erano attacchi tanto per la quale, ha provato a partire subito la Jumbo con Rohan Dennis, ha fatto un'andatura tremenda, perché oggi era la corsa delle due, era la tappa delle due corse in un giorno, no? Davanti c'erano campioni, sì, che se la sono giocata e ha vinto Carapaz, ma c'era fior di corridori lì davanti, e dietro c'era la corsa che ci aspettavamo, che poi è venuta fuori, perché è venuta fuori una selezione eccezionale con lui padrone della corsa. Quindi fantastico, non c'è niente da dire, bravo, ce l'aspettavamo e ora l'aspetteremo in maglia rossa a Madrid. Non credo che abbia problemi. Il vero problema di questa Vuelta è il Covid. Sì, questo è il vero problema, perché tutti i giorni ne perdiamo, abbiamo perso Sivakov, abbiamo perso Yates, oggi altri tre, sono corridori, mi sembra siano 36 corridori che hanno abbandonato la corsa, di cui 25 mi sembra, 26 ora vado a memoria, per il tampone Covid. E questo è il vero problema, tant'è vero, e qui poi vi lascio parlare, scusate se sono stato troppo lungo, tant'è vero la dimostrazione dell'intelligenza e della freddezza, della capacità di capire, sì, quello che è, di Remco Evenepoel, che ieri, guarda, mi hai letto nel pensiero, non si è tolto nemmeno la mascherina quando, invitato dall'organizzatore che era lì sul palco delle premiazioni, ha detto: togliete la mascherina, c'è, cioè, i fotografi, e lui ha detto: no. Un'altra cosa, dopo l'aver vinto martedì la cronometro, c'era suo padre e sua madre dopo l'arrivo, e praticamente lui non è andato, cioè, suo babbo, la sua mamma, un abbraccio, no, gli ha dato il pugno. Quindi lui sa quello che vuole e sta facendo di tutto per evitare quello che è il nemico nascosto, il nemico imprevedibile, che è il virus e soprattutto i tamponi, che qui praticamente sarebbe da aprire una polemica, perché mi sembra veramente una roba da gatti fradici tirati per la coda nella ghigna, perché mi sembra proprio impossibile, perché Sivakov ha fatto quinto alla cronometro e il giorno dopo tampone Covid asintomatico. Cioè se uno è asintomatico, che glielo fai a fare il tampone? Comunque, questo è un altro discorso, scusate, sono andato un po' troppo lungo, ma faccio i complimenti di nuovo a Luciano, non me li faccio a me, perché sapete benissimo che io il bimbo l'ho praticamente idolatrato fin dal primo momento, e quindi per me non è una sorpresa, è una sorpresa che stia andando così forte. Chiarissimo, Riccardo. Luciano, dice bene Riccardo, forse l'unico ostacolo che deve, l'unico vero avversario
che gli resta da battere è veramente solo l'eventuale virus, perché come lo abbiamo visto pedalare in questi giorni è quasi ingiocabile a questa vuelta. Abbiamo visto un cronometro incredibile. Per quanto riguarda il virus, io penso che intorno a questo ragazzo in questi giorni, in queste ultime ore, c'è molta molta attenzione a far sì che questo tipo di errore possa essere fatto da un grandissimo talento come Evenepoel. Grande talento, ma è giovane, quindi bisogna stargli molto vicino, perché un banale errore potrebbe costargli questa vittoria a questa vuelta. Perché io, mi sembra che, a prescindere i complimenti che mi fa Riccardo, io ti ringrazio Riccardo, però mi sembra che la qualità dell'atleta non lo scoprivo io, aveva sempre dimostrato grande qualità. E sinceramente pensavo che fosse uno dei grandi favoriti di questa vuelta, e come hai detto tu si sta anche superando, perché effettivamente sta dimostrando sì di andare forte, ma soprattutto sta dimostrando di avere anche molta intelligenza tattica, sa un attimino muoversi con molta attenzione, e quindi questa vittoria, penso che alla fine non ci sarà storia per la vittoria finale, anche se probabilmente uno scontro un po' più da vicino con Roglic me lo sarei aspettato a questa vuelta. Invece Roglic è un attimino al di sotto delle prestazioni delle vuelte del passato, e quindi io ritengo che per quanto riguarda la vittoria finale non è che ci sia tanto da sperare in altre situazioni, anche se vedo una classifica dal secondo posto in poi, la vediamo la classifica, abbastanza ancora abbottonato, e secondo me siccome ci si appresta anche a delle tappe decisive di questa vuelta, perché questo fine settimana sicuramente sarà una vuelta da seguire chilometro per chilometro, perché ci saranno degli arrivi interessanti, duri, con tappe fino a domenica veramente importanti, quindi sarà sempre piacevole seguire questa edizione della Vuelta, e poi vedere un po' dal secondo posto in poi che cosa potrebbe succedere, perché mi sembra che questa classifica dal secondo posto in poi possa essere anche un attimo rivoluzionato, e ritengo che sia stata veramente una bella edizione fino adesso di questa vuelta. Tu Riccardo l'hai seguito chilometro per chilometro, penso che grosse emozioni ce l'ha anche regalato. Oggi una tappa, come hai detto tu Riccardo, con oltre 30 corridori in fuga, e da questa tappa chi è che viene fuori con un discorso veramente interessante? Kelderman della Bora. Questa Bora che obiettivamente mi aveva deluso fino ad oggi, perché da questa vuelta la Bora ci si aspettava qualcosa di più, sia da Hindley che da Bennett, e oggi sicuramente questa fuga va a premiare in classifica Kelderman, che si riposiziona al sesto posto, quindi anche da lui in queste ultime 8 tappe che ci sono rimaste, penso che da lui, una volta che sia rientrato al sesto posto in classifica, possa avere anche delle motivazioni in più per fare questo bel finale di stagione. Oggi c'è stata una vittoria di Carapaz che secondo me più volte l'ho sempre apprezzato per la grande intelligenza tattica che c'ha anche questo ragazzo, perché vincitore di una prova olimpica, vincitore di un Giro d'Italia, e in quelle grandi occasioni è riuscito sempre a muoversi con grande intelligenza. Lo ha fatto anche oggi, perché nella fuga è stato molto passivo fino agli ultimi chilometri, e ha sfruttato alla grande una giornata dove anche lui ha avuto il suo spazio, perché essendo uscito dalla classifica generale, qualcuno dice quelli della Ineos volevano che Carapaz facesse classifica, ma secondo me non ha fatto classifica, perché poi
il prossimo anno non sarà, non è stato riconfermato all'interno di questo grande squadra. Andrà alla Education First. Sì, cambierà squadra, quindi probabilmente anche i dirigenti della prossima squadra gli hanno consigliato: sì, vai al tour, però cerca di non far classifica per risparmiarti molto per la stagione prossima. Quindi c'è stata questa bella vittoria che sfrutta al meglio questa grande fuga. E quindi ci si appresta a questo finale di settimana dove sicuramente ci divertiremo, perché le tappe che verranno da qui a domenica prossima saranno tappe molto dure e vedremo veramente che tipo di difficoltà potrebbe avere questo grande talento del ciclismo mondiale, appunto Evenepoel, che dal mio punto di vista in questo momento non penso che abbia grosse difficoltà a controllare una Vuelta che sta dominando. Hai detto la Bora deludente, sì, ma hai sbagliato nome, perché hai detto Bennett che ha vinto due tappe e è andata a casa per il Covid. Forse volevi dire Higuita insieme a Hindley. Sì. Si vede che sei stanco dal lavoro e ti perdono. No, diciamo che io ho visto solo l'ordine d'arrivo. Avrei un video esclusivo perché che giustificherebbe la fatica, ma mi astengo. Lui deve smettere di lavorare, cioè, perché lui è un vero tecnico, è un vero personaggio televisivo e si deve dedicare solo alla televisione. Non puoi giovedì la chiusura della tua attività, invece che farla, la fai lunedì te, no, giusto? No. Sì. Quando sei chiuso? Il lunedì. Invece giovedì mattina. A giovedì mattina, quindi non hai lavorato. Sì, però ti mando un video che cosa ho fatto stamattina. Guarda, non te lo posso vedere. Lo zappatore, per favore. Ma devo dire, con una classe immensa. Cioè, con una classe e con una forza che io devo dire la verità, quando me lo ha mandato ieri sera, sono rimasto stupito anch'io, ho detto sì, ma caspita, vedi, però, ma non è Jacopo, che sei proprio un dilettante. Ma Jacopo, lo vedi che non ragiona, cioè sbaglia i nomi. Ha detto Bennett, quando Bennett ha vinto due tappe, sì, aveva la maglia verde, è andato a casa per il Covid, voleva dire Higuita, e quindi questi sono sintomi che lui sulla Bora, Riccardo, tu che avevi detto però che questa era una squadra forte in salita, sì, la settimana scorsa, non sei un po' deluso da una classifica che non premia questo grande collettivo? Ma certo che sono deluso, e tant'è vero che Helderman ha avuto l'opportunità oggi con una fuga fiume, perché sono andati a oltre 10 minuti e sono riusciti ad arrivare con 7 minuti, è ritornato in classifica nei primi 10 casualmente, perché poi voglio vedere sabato e domenica che farà Kelderman. A parte che Kelderman è uno che in salita va bene, però mi ha un po' deluso, anche se vogliamo essere sinceri, anche Hindley, che come vincitore del Giro d'Italia non mi sembra in grande condizione. Higuita mi aspettavo molto di più. Ci sono dei corridori che effettivamente io oggi ho visto uno in coda al gruppo e non avevo neanche ancora fatto caso che ci fosse, che è un'eterna promessa, quel Tejada dell'Astana, che mi dicevano un gran bene, e l'ho visto oggi per la prima volta, quindi figurati, io che, come dici te, le guardo tutti i giorni. Fabbro oggi, Riccardo, molto bene. Fabbro è andato molto molto bene, perché ha lavorato e si è sacrificato per Kelderman. È andato bene anche, cioè sono andati bene anche i nostri che comunque erano presenti nella fuga. Zambanini è un ragazzo molto giovane e che comunque si sta facendo vedere in questa Vuelta. Certo è che quelli che erano un pochino più accreditati, a parte il francese, Gesberg è uno che va benino in salita, infatti qui lo vediamo, grazie a Maurizio che ci fa vedere questo scatto, però ecco, la vera delusione è stata Vine, che dopo due vittorie vinte alla grande oggi è rimasto lì sulle gambe. Probabilmente le vittorie per questo corridore erano più adatte, le salite dure ma corte, mentre su una salita dal rapporto qua.
oggi di 19 chilometri, forse ha pagato, bisogna rivederlo sto ragazzo, no? Perché tutti qui vai di qua, vai di là, però oggi era il favorito da parte di tutti, no? E quindi oggi abbiamo visto alcune cose su questa salita un po' più lunga, non durissima, però sai benissimo, Luciano, che quando te affronti queste salite lunghe, anche dal rapporto, sono quelle che fanno più differenza anche nei distacchi, piuttosto che le salite brevi e dure ma corte, insomma, quello è sempre stato così. Cristiano, è stanco Luciano, non replica, vedi? No, stavo facendo un'altra riflessione sulla Vuelta, Riccardo. Il fatto che Evenepoel abbia una così tranquillità, abbastanza tranquillo, lo vediamo abbastanza. Però gli si addice anche il percorso della Vuelta, perché è una Vuelta controllabilissima, nel senso che le tappe sono più breve del Tour de France rispetto, diciamo, il Tour c'hanno tappe molto più lunghe, quindi la Vuelta è più controllabile perché le tappe sono corte e poi il duro delle tappe sono tutte nel finale, appunto, della tappa. E quindi secondo me anche da questo punto di vista è molto favorito al controllo della corsa. Sì, quello è vero, ma soprattutto più che della oggi era 190 km comunque, più che della lunghezza delle tappe è proprio la conformazione. Queste salite nel finale chiaramente ti portano a mandar via la fuga e dopo controllarla tranquillamente. Lui poi ieri per esempio ha fatto riposare la squadra, a parte la caduta di Alaphilippe, perché era una volata scritta, hanno lavorato le squadre dei velocisti e lui è stato là tranquillo. Oggi è andata via questa fuga di 30 corridori dove non c'era nessuno, e qui rivediamo la sfortunata caduta, che poi sfortunata non lo so, sono state due cadute un po' se vogliamo, guarda, io l'ho anche rivista più e più volte, perché questa è un'inquadratura particolare, presa dai social, da qualcuno che era a bordo strada, e c'è il momento in cui cade. Devo dire la verità, io l'ho rivista parecchie volte. Cristiano, voglio anche un tuo commento, perché non ti abbiamo sentito fino a questo momento. La caduta di ieri di Alaphilippe, rispetto a come poi rimane a terra dolorante, la dinamica della caduta non sembra, a vederla, che poi possa aver avuto quelle conseguenze che ha avuto. No, le conseguenze si possono avere in una caduta del genere. La cosa che non ti aspetti da Filippo, e poi lui è uno che la bici la guida, di fare una caduta così elementare, cioè lì c'è proprio un errore ovvio di basi, di impostazione della corsa. Ma sì, ma guarda, sta col piede basso sull'interno, spinge in un momento sbagliato, sta storto con le spalle, cioè è un momento che si è distratto, perché dalla Filippo non ti aspetti. Evenepoel se la prende una motocicletta, Evenepoel le cade perché fa una curva, voglio dire, la forza che va per terra perché gli partono davanti, certo. Però da Filippo non te lo aspetti. Bene, invece io volevo soffermare su un altro punto. Allora, Evenepoel comanda la Vuelta, va bene, quindi probabilmente la vincerà, il che non è poco, e complimenti a quello che sta facendo. Ma Riccardo, un Evenepoel al Tour de France, un altro anno, come farebbe secondo te? Dobbiamo vederlo, noi ce l'auguriamo. Lui, la gestione di questo ragazzo, secondo me, l'ho anche criticata, no, nelle telecronache, perché gli hanno fatto fare un Giro d'Italia senza aver mai corso dopo l'incidente famoso Lombardia. E secondo me lui non era pronto e non era in quel momento lì maturo per affrontare una corsa, perché lui quando va alle corse a lui non gli piace perdere, a lui gli piace vincere, non è che le fa così tanto per fare. Invece qui alla Vuelta, se te ci fai caso e se guardi le immagini di come era lui, lo vedi, qui è tirato, si vede proprio in forma splendida. Al Tour de France bisognerà vedere. Se dovesse vincere la Vuelta è la nuova asticella che si alza,
vincere il Tour, vincere il Giro, e questo ha le potenzialità per poterlo fare, perché comunque in salita abbiamo visto che comunque non... Io curiosamente sono andato a guardare i suoi dati che sono su Strava, e lui ha una frequenza di pedalata sempre molto 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 alta. Sì. 91, 92, 95 di media di pedalata è tanto, vuol dire che lui proprio pedala con facilità, perché quando vai agile sapete tutti che è anche una un'equazione della potenza che hai, e questo ragazzo qui non si sa ancora quello che può fare. Certo è, l'unica cosa che gli imputo e che però potrebbe essere una sua caratteristica che può ovviare dal suo modo di essere, è il cambio di ritmo. Lui quando magari gli scattano, cioè gli scatti che fa Vingegaard, gli scatti che fa Pogacar, gli scatti che fa Bernard, gli scatti che non fa Roglic, perché Roglic non ha mai attaccato in vita sua, ecco, lui è uno che va di progressione, ti stronca, perché lui ti leva la ruota in pianura, è spettacolare quello che fa lui. L'unica cosa è che magari se trova delle situazioni di quel genere lì non so come possa reagire, però aspettiamolo. Io sono innamorato di questo ragazzo, come sono innamorato di questo ciclismo, perché ci fa veramente godere degli spettacoli di corridori fantastici. Cioè questo Evenepoel è uno spettacolo che cioè non ci sono parole da come... No, è vero. Poi se vogliamo, poi dopo, perché me l'ero anche... mentre parlavate lo avevo pensato, poi facciamo anche una disamina caratteriale di questo... di questi nuovi campioni, perché per esempio Evenepoel sembra uno molto più distaccato rispetto agli altri campioni che siamo abituati a conoscere. Per esempio me ne viene in mente uno, Pogacar, sembra uno un po' anche caratterialmente differente, che interpreta anche in corsa le tappe, le corse in maniera differente. Però prima mi ha fatto sorridere Riccardo, perché ha detto Roglic non è mai scattato in vita sua. Pensavo a Gino Meder, l'unico scatto nella vita che ha fatto Roglic è per rubargli quella benedetta tappa. Volevi aggiungere? No, volevo aggiungere sul prossimo futuro di questo campione, perché stavate parlando di Tour de France. Secondo me la gestione di quest'atleta da parte della Quickstep fino adesso, secondo me, è stata una gestione impeccabile. Forse c'è stato quell'errore l'anno scorso per portarlo al Giro d'Italia un po' più in fretta rispetto ai tempi di recupero che aveva bisogno. Però io, secondo me, questo ragazzo è destinato magari già quest'anno a rivincere un Lombardia. Prossimo anno, secondo me, i Quickstep non lo porteranno al Tour, ma lo porteranno al Giro. E anche perché il Tour del prossimo anno sarà un Tour veramente molto molto complicato, perché ci sarà una sfida di nuovo al vertice di Pogacar e tutti gli altri, e secondo me il prossimo anno lo potremo vedere tranquillamente al Giro d'Italia. Poi fra due anni vedremo un po' al Giro come si comporta, ma dopo quello che stiamo vedendo qui alla Vuelta non penso che al Giro, con questa grande qualità, e possa sbagliare anche l'appuntamento del Giro, e magari fra due anni sicuramente vedere uno scontro al vertice con grandissimi campioni al Tour de France. E quindi questo penso che sia il futuro di questo ragazzo. Però Evenepoel sta facendo questi numeri e è in dubbio, come diceva anche Riccardo, un grande campione. Però io, Riccardo e Luciano, vedo bene bene di pedalare, non ai livelli di Evenepoel, ma sta crescendo bene quel ragazzo Ayuso. Sì, Ayuso. Guarda che sta là, lui sta lì e sta crescendo, forse a tempi diversi, ma io credo che possa arrivare. Sì, posso chiederti, Cristiano, una cortesia? Sì, io capisco che lo schermo dove vedi Riccardo è di là, ma a livello di inquadratura è proprio l'opposto, quindi vabbè. Intanto Maurizio da qui, non so se poi ne farà buon uso, si è iscritto a Strava. Penso che gli sia interessato solo il dolce che ha pubblicato Evenepoel e nient'altro, perché non credo che abbia intenzione di misurarsi.
Riccardo, ti faccio rispondere alla considerazione su Ayuso di Cristiano. Del profilo di Ayuso. Ayuso è un corridore, anche lui giovanissimo, alla sua prima esperienza alla Vuelta, sicuramente deve migliorare ancora, ma ha grandissime qualità. Sono corridori diversi, sono corridori differenti. Ayuso potrebbe essere un corridore latino, nel senso che potrebbe improvvisare magari uno scatto alla Contador un giorno, no? Improvviso, sì. Che ti può, cioè, ha coraggio anche, no? Lui si vede in corsa. E Evenepoel è più nordico, lui è tutto, è basato su tutto, cioè non pende di un pelo, lui è perfetto nella gestione, in tutte le cose, l'abbiamo visto, hai fatto bene a evidenziare la caduta di oggi, con calma mondiale. Olimpica. È stato lì, ha preso il computerino, l'ha messo sull'altra bicicletta. Guarda, si è avvicinato al meccanico che quasi gli stava dicendo: oh, che fai, non riparti, cioè datti una mossa. E lui invece lì no, gli si è messo a parlare, ha detto è stato quella moto lì, cioè, sì. Ha giustificato la caduta, ma poi non solo tutto, io so che insomma so che Renko è uno che se gli dici devi mangiare 25 grammi e 3 di qualsiasi cosa, lui mangia 25 grammi e 3, mentre per esempio Pogacar è un po' più semplice nelle cose. Io questo volevo evidenziare, sono anche profili caratteriali differenti. Sono caratterialmente completamente diversi, si stimano molto, fra le altre cose, questi corridori si stimano tantissimo fra di loro, perché cioè, la strada poi lo evidenzia questo, però sono due corridori completamente diversi, come è diverso anche Bernal, che è uno che comunque è un vengono da paesi diversi e da culture diverse. Cioè, per dire, Evenepoel è olandese, anche se è molto vicino al Belgio, però è più Mattarana, è più pazzo, sì, un po' l'olandesi. Van Aert è un pochino più preciso, è forte, è più preciso nelle sue, come anche Evenepoel. Io lo dico questo perché, parlando un po' con le varie persone che lo conoscono molto bene, poi me le raccontano un po' queste cose. Ayuso, per rispondere a quello che dicevo prima Cristiano, Ayuso è uno che quando hanno fatto il ritiro insieme con Pogacar, hanno fatto un test e Pogacar si sa chi è, e Ayuso era lì, cioè non è che è arrivato tanto dietro, quindi vuol dire che il motore c'è, è un ragazzo molto interessante. Marco Brenner, c'è un altro, questo Brenner qui è un altro corridore di 20 anni, del 2002, che viene fuori della DSM, che oggi era lì e ha fatto vedere delle buone cose. Corridori ci sono, Rodriguez è un altro corridore, sì, eccellente. Perché tanti non è, solo però noi. Perché, sì, no, ma manchiamo solo noi, però guarda, ti dico la verità, non mi aspettavo nemmeno le prove che stanno fornendo i ragazzi alla Vuelta, perché l'altro giorno abbiamo colto un secondo, un terzo e un quinto di valore, perché anche Conca arrivò quinto, sì, erano in fuga, però quando vinse Mentes, secondo arrivò Battistella e ha fatto secondo, cioè due volte secondo, una l'ha regalata, quella con Errada, Battistella la doveva vincere in tutte le maniere, l'ha un po' regalata. Però ecco, diciamo che in qualche maniera ci si sono fatti vedere anche i ragazzi. Sì. E quindi sono contento, ci sono dei ragazzi, per esempio, non abbiamo parlato, però è finito il Tour dell'Avenir, Luciano lo sa quanto sia importante il Tour dell'Avenir per i ragazzi giovani under 23, insomma l'ultima tappa vinta
da Lorenzo Milesi è stata una bella tappa, e questo è un ragazzo che va molto forte, anche lui è un 2002, è un 2022 e ha già il contratto per la DSM, lo stesso Peganzioli che è fortissimo, insomma Fancellu lo aspettiamo. Sì. Da studiare, insomma, io ecco da tanto pessimismo iniziale mi sembra di poter dire forse siamo quasi, non dico proprio in fondo al tunnel, però un po' di luce si vede. Hai nominato il Tour dell'Avenir, ma oggi è partito anche il Giro della Lunigiana, Riccardo, e questo è un altro appuntamento da seguire con molta molta attenzione, perché da questa rassegna sono arrivati veramente dei mostri sacri del ciclismo, tipo Evenepoel, tipo Pogacar, ma Simoni, Cunego, il nostro Danilo Di Luca, Nibali. Quindi da questa rassegna Gugenhardt, sì. Sono arrivati veramente grossi mostri del ciclismo, e quindi oggi è stata la prima tappa vinta da un polacco, Zelazowski. Da un polacco, quindi in questi giorni dobbiamo seguire anche questa rassegna, perché questa rassegna ci regalerà i prossimi campioni del futuro. E ci sono anche i nostri corridori abruzzesi, sì. Di Mauro, Luca, Di Giacomo, Piano, Ciccone e Di Santo. Noi gli facciamo ovviamente un grosso in bocca al lupo, sperando che possano dare soddisfazioni alla nostra regione. Ci farebbe immensamente piacere, anche perché di conseguenza li farebbero anche alla nostra nazione. Ci fermiamo per la pubblicità. Non cambiate canale, perché sono arrivati anche alcuni messaggi, poi leggiamo, a tra poco.25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale, per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti.
la bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Seconda parte di Verona, durante la pubblicità stavo parlando di elasticizzazione dei tempi televisivi dell'orario di apertura e chiusura della trasmissione, vabbè, e poi si intersecavano anche, vabbè, con altri fattori, lasciamo perdere. Non è che sono arrivati un paio di messaggi, qualcuno ci diceva insomma di Alaphilippe che forse aveva scambiato la linea bianca della strada con uno spartitraffico e forse si è confuso con quello, probabilmente, forse sarà così, non lo so, deve avere... Ha preso un avvallamento, ragazzi, un avvallamento della strada. Se te guardi, i corridori passano tutti sulla destra e lui è discostato sulla sinistra e c'era un avvallamento . Quando ha preso l'avvallamento ha perso il controllo della ruota. E è andato via. Oh, poi ti hanno detto, beh, insomma, dire che Roglic non ha mai attaccato è un po' ingeneroso, ma va bene. No, su Roglic volevo aggiungere una cosa. Ho dei dubbi che possa arrivare anche secondo a questa Vuelta, perché non l'ho visto veramente. Anche oggi ha fatto fatica a tenere il passo, poi è ritornato sotto su Evenepoel. Però ritengo che possa rischiare anche il secondo posto. Dici? A questa Vuelta. Oh, peraltro, Riccardo, voi ne avete parlato in questi giorni, soprattutto della questione punti, della posizione di Eric Mas, perché poi fondamentalmente adesso con la questione di doversi, tra virgolette, utilizzo, non me ne vogliate, un gergo calcistico, di doversi salvare, dover salvare la categoria, e la categoria Pro Tour ovviamente, insomma, questo Eric Mas non sappiamo fino a che punto si stia anche un po' controllando per portare a casa questo podio che in questo momento ha a disposizione, che potrebbe magari conservare fino alla fine, e sarebbe una boccata d'ossigeno per la Movistar. Ma secondo me Mas deve correre per onorare questa Vuelta, ma soprattutto questa classifica, perché giustamente la Movistar ha bisogno di punti, ma penso che poi da qui a fine stagione questa squadra possa andare a prendere punti in qualche corsa anche di secondo piano, quindi non penso che la Movistar rischi il più possibile una retrocessione. No, però nella testa di una squadra e quindi di un atleta ci può essere il fatto di voler massimizzare il risultato una volta che ce l'hai tra le mani in virtù di qualcosa di superiore. Di superiore, o devi attaccare Evenepoel, in questo momento secondo me è un grande rischio attaccarlo, perché potrebbe staccarti quando vuoi poi. Ma io penso che un podio alla Vuelta per Mas sia una cosa di prestigio e molto utile alla sua squadra. In questo momento anche la sua squadra gli ha rinnovato un bel contratto, quindi secondo me correranno appunto per migliorare questa classifica. Siccome Roglic sì, va bene, va forte, ma non benissimo, e io quindi gli consiglierei a Roglic di correre sulle ruote di il più possibile di Evenepoel se vuoi portare a casa un ottimo secondo posto. Non so se tu, Riccardo, sei d'accordo con me, però ritengo che Roglic non sia il Roglic delle stagioni passate. È stato palese oggi, no? Oggi è stato palese quello che stai dicendo, palese nel senso, l'abbiamo visto tutti, perché a un certo punto tirava Rohan Dennis all'attacco della salita finale e noi ci siamo anche abbastanza così, perché chiaramente noi
non è che non facciamo il tifo per uno o per l'altro, cioè noi il tifo lo facciamo per lo spettacolo. Quindi quando abbiamo visto muoversi Rohan Dennis abbiamo detto c'è qualcosa che bolle in pentola, magari Roglic va. Poi finito il lavoro di Rohan Dennis c'è andato Chris Harper e a un certo punto si è visto che Chris Harper, mentre Roglic era in settima ottava posizione, ha smesso di tirare. E io ho detto ma ha finito già? E poi però Harper è andato accanto a Roglic, che era rimasto nel frattempo quasi isolato, mi sembra forse c'era ancora Sam Omen ma non faceva niente, e dopo è ritornato Harper, quindi significa che Roglic conferma quello che dicevi te, gli avrà detto andiamo più piano perché io con questa andatura qua non faccio niente. E quindi è giusto quello che dici, un consiglio a Roglic è quello di stare lì abbottonato se vuol portare a casa almeno un podio, che sarà importante. Però io vi voglio fare il veggente anch'io stasera. Vai! C'ho la barba apposta. Eh sì, vai. Allora, questa storia dei punti, ragazzi, finirà in una bolla di sapone. Io lo dico, sì. Perché... retrocessione, non retrocessione, con la faccenda del Covid che ha condizionato non poco le gare, vedi per esempio l'uscita di scena di Yates, che è una squadra che è lì in bilico anche loro, insomma voglio dire, io se fossi il team manager della Bike Exchange mi incavolerei mica poco con la faccenda di... non è che è andato fuori scena perché non andava o perché è stato male o perché ha avuto dei problemi, è stato fatto fuori da un tampone, lui era sintomatico. Siccome di questi casi ce ne sono stati tanti e il Covid ha condizionato anche la scorsa stagione, per cui la classifica non è veritiera, è falsata. Onde per cui probabilmente ci sarà una protesta talmente forte che non questa la classifica, non è questa la classifica. No, la classifica delle squadre. La classifica delle squadre, Maurizio, grazie. Cioè, però faranno in modo e in maniera di procrastinare questa famosa retrocessione e promozione, secondo me. La dico, segna la data, Jacopo. Allora, oggi, me la segno, settembre. Primo settembre, segna. Okay. Così però facciamo... Riccardo, potrebbero, okay. Secondo me quello che dici tu sarebbe anche giusto e logico. Però potrebbero dirlo anche subito questa... Così toglieresti un po' di spettacolarità. Bravo, lo so, Luciano, lo potresti dire subito, ma li conosci quelli a Hegel? No, perché forse te non conosci bene i personaggi di Hegel, perché quelli lì... Io li conosco, Riccardo, quelli dopo te lo dico perché quelli... li conosco. No, beh, ma quelli lì sono dei fattucchieri, delle cose, inventano le cose, cioè le borracce, vedi, le borracce non vanno buttate, le cale. No, perché poi Riccardo, ci potrebbe essere la protesta di chi doveva salire e non può salire, capito? All'ultimo momento. Allora, la faccenda potresti sistemarla in maniera molto rapida. Invece di fare 20, 18 squadre, ma sono 18, 19, non mi ricordo neanche, aumenti il numero delle squadre e hai risolto tutto il problema. Perché per esempio la B&B, che ho letto stamattina, ha un budget 15 milioni di euro di budget con Parigi sulle maglie, insomma vuole salire e vuole diventare una World Tour, ci sono delle squadre che potrebbero anche diventare World Tour, che ne hanno le qualità, le caratteristiche e le garanzie, li liberalizzi senza star lì a fare... Poi le partenze dei grandi giri, i numeri alla partenza aumenterebbero, cioè diventa un po' più complicato tutto il sistema. Sette corridori, sei corridori, vogliono fare sei corridori, c'è già un progetto.
Luciano, c'è già un progetto, hanno già fatto queste proposte. Secondo me la storia lì è fattibile. Ok, rapidissimamente, che ne pensi, Cristiano? Perché poi da te vengo per un'altra questione. Io sarei quasi discuteva di portare le squadre a 6 corridori. Se porto le squadre a 6 corridori, cambierebbero molto le strategie delle squadre, le corse sarebbero molto meno controllate. Sarebbe secondo me più bello. Io sono anche dell'avviso che anche i controlli sulle prestazioni in gara dei ragazzi andrebbero meglio controllare, meglio andrebbero addirittura vietate. Tu ne pensi, Riccardo, del discorso dei ragazzi che mentre pedalano si controllano i watt, quindi sanno le loro soglie, quindi sanno quando fare o non fare uno sforzo? Io sarei per utilizzare tutto in allenamento, ma non in gara. Ormai, Cristiano, questa è una cosa che non potremmo mai tornare indietro, perché la tecnologia è arrivata a un punto, vedi anche queste app, Strava, cioè ci vado io. Ci sono delle app che misurano le prestazioni in watt sulle salite e vedono le differenze da salita a salita fra corridore e corridore. Ah sì, ma lo vedo pure i ragazzi tra di loro. Oggi non fanno questa cosa. È quello, il problema è quello. Bravo. E quello è il problema. Gli allievi, gli esordienti, gli juniores, quelli non dovrebbero fare nulla, ecco, lì dovrebbero vietarli. Sul professionismo ormai non ci puoi far più niente, perché siamo arrivati a un livello tale, ti ho detto prima, una battuta 23 grammi e 5-3, cioè guardano l'unghie per arrivare alle prestazioni che fanno. Le velocità le fanno grazie a tutte le tecnologie possibili e immaginabili, sull'abbigliamento, dall'abbigliamento alla bicicletta, all'alimentazione e a tutto il resto. Credo che su quella strada lì non potremo più tornare indietro, che è comunque anche molto bella, affascinante se ci studi. Io vieterei proprio l'uso e le metodologie dell'allenamento, anche lì è difficile, perché nelle categorie giovanili. Quello è il vero problema, il vero dramma. Il dramma è proprio quello che hai detto te, l'allievi che... Ma cioè, c'è stato uno che mi ha segnalato, un amico, che a Livigno, in altura, c'era una squadra di allievi ed esordienti. Ma dove vuoi andare con queste mentalità qui? Il vero problema sono lì. Io sono pro di Biase tutta la vita, e fortunatamente ci sono ancora delle persone in Sicilia, c'è Cavallaro, ci sono delle persone che fanno questo tipo di attività pro giovani. Purtroppo sono sempre poche, e lì è il problema grosso per noi italiani. E una delle attività pro giovani, e ce lo presenterà Cristiano Taccone più avanti della trasmissione, un progetto suo che secondo me è molto interessante, e poi Cristiano ce ne parlerai assolutamente con molta attenzione. Non è che viviamo su Plutone, se lo possiamo dire, noi abbiamo per il momento parlato un po' di ciclismo pedalato, però c'è anche un ciclismo non pedalato, che insomma sta facendo discutere molto di più di quello pedalato, vero Cristiano? Sì. La vicenda irlandese delle provvigioni, vediamo un po' la doppia pagina oggi della Gazzetta dello Sport, e è chiaro che a livello italiano è il tema centrale di questi giorni, anche perché al netto di qualche piccolo squillo alla Vuelta, però insomma, quando si parla di due ruote in questo momento, in questo fine agosto, inizio settembre, di ciclismo italiano, e questa roba qua, 5 mondiali chiedono una svolta, Moser e Fondres, Dagnoni si dimetta, il ciclismo si ribella dopo l'appello di Bugno, anche Adorni, Saronne e Ballana alzano la voce sul rebus provvigioni che scuote la Federciclismo. Ora, al di là degli aspetti e delle considerazioni personali, possiamo dire certamente che c'era un altro modo sicuramente migliore per gestire questa vicenda. Su questo mi pare che siamo d'accordo.
Su questo siamo d'accordo. Io credo che se aspettiamo tutti quanti un attimo, perché adesso ognuno di noi si è fatta un'idea, no? Poi chi è pro Dagnoni, chi è contro Dagnoni, chi si fida del presidente, chi non si fida. Sicuramente io credo che una cosa sia sbagliata e su questo non dobbiamo attendere niente. E io credo che anche i campioni del mondo molto siano stati portati ad intervenire quando, cioè, c'è stato palesemente un comportamento proprio fuori le righe, quando si è parlato di Michela Girardengo, si è parlato della stessa Norma Gimondi. Adesso loro sono delle persone, a parte il fatto di essere delle donne, ma sono veramente delle persone stimabili, cioè sono delle persone. Io ho la fortuna, Michela Girardengo ho la fortuna di conoscerla personalmente, di averci dialogato più volte. È una persona di una sensibilità, di un'educazione, di un modo di comportarsi veramente impeccabile. E lei, come lo è Luciana Rota, la figlia del giornalista, sono amiche tra di loro e quant'altro. Quindi io credo che proprio fuori ogni cosa ci sia stato proprio l'intervento, cioè il modo di gestire questa situazione, di alzare i toni fuori luogo. Poi il fatto adesso di tutti questi famosi 106.000 euro, io credo che, nonostante che leggiamo la gazzetta, poi ognuno di noi si fa un'idea, no? Perché la risposta che è stata data lì sotto sulla pagina da parte della federazione lascia qualche sorriso. Però io credo che sarebbe il caso, prima di dire la nostra, di aspettare un attimino come poi si evolve, perché chiaramente anche fuori trasmissione, no? Tra di noi tante volte si discute, ognuno ha la sua idea. Però, insomma, no, ma io su questo sono perfettamente d'accordo. Vediamo anche la nota della Federciclismo con Maurizio, che è arrivata poi ieri sera. Io parlavo proprio di metodo, cioè comunque vadano le cose, dovunque sia la ragione, ammesso che sia tutta da una parte e spesso non lo è, o tutta dall'altra e molto spesso nemmeno lo è, c'era sicuramente a livello di metodo un altro modo di fare le cose. E stiamo parlando del civismo, ho litigato 30 anni con mio padre io, per questi motivi. Noi ci siamo sempre fatti del male da soli. Questo è uno sport che costantemente si è fatto, ma perché abbiamo gestito bene, nonostante le qualsiasi verità possa essere stata, abbiamo gestito bene tutti quanti le problematiche che abbiamo avuto anche con il doping. Quando mai? Questo noi ci siamo sempre fatti male, abbiamo dovuto dire la verità assolutamente senza avere una logica. Siamo il corpo degli alpini, siamo abituati proprio a parlare tra di noi, a leccarci le ferite, e dopodiché ci esponiamo agli aspetti mediatici incredibili e ci tiriamo proprio, qualche volta godiamo pure tra di noi se qualcheduno, voglio dire, magari viene colto in fallo, confronta un altro, invece che esserne, che aiutarli o risolvere i problemi, gli diamo addosso. Questo è una cosa negli anni ho imparato a capire, che avete ragione. Però c'è da dire una cosa, che spesso e volentieri trattasi molto spesso anche di autogol, e un cronista che vede un autogol, per quanto possa essere solidale con il difensore che ha messo la palla nella propria porta, non può non rilevare che trattasi comunque di autogol. Fuori discussione, però trattasi di una disciplina dove noi, quando ci facciamo autogol, lo mettiamo in prima pagina, continuiamo a dire all'incrocio dei pali. Qualche volta invece qualcun altro invece sottolinea come, no, possa essere stato influenzato da altre situazioni. Questo è sempre stato. Guarda che quando noi parlavamo nei tempi non sospetti, e si cominciò a parlare di tutte le problematiche che aveva il nostro sport, non si parlava di sport e di tutti quanti quelli che avevano, si parlava solo di ciclismo. Ancora oggi succede così, ancora oggi c'è una problematica, si parla solo ed esclusivamente di ciclismo, e poi magari la problematica nasce in un altro sport e torniamo sempre di nuovo da noi. Ma questo noi l'abbiamo sempre fatto. Ma guarda che anche su altri aspetti, Dagnoni e Company fanno questo, ma al di là di come sottolineava Moser, attenzione, non ci soffermiamo solo al discorso di se hanno rubato 106.000 euro, se li stavano gestendo, cioè poniamoci il problema di come gestiamo la nostra federazione. Ma noi andiamo in televisione, come stiamo facendo adesso, lo discutiamo o lo mettiamo sul giornale, e gli altri sport? Cioè, non è che ne discutono, cioè, voglio dire, i panni sporchi se li lavano tra di loro e poi hanno una comunicazione ufficiale, tranne noi. Sono perfettamente d'accordo,
posso dire che non rileva giornalisticamente parlando, non rileva, però è vero, però quello che dici è assolutamente vero, giornalisticamente non rileva affatto il fatto che gli altri giornalisticamente è figo, ho capito, anche noi a volte certo. abbiamo le nostre certo. parti di piccole rivince, certo. no scherzo, ci mancherebbe, però possiamo dire che non è che scrimini il fatto che nelle altre discipline non succeda. Poi ognuno guarda a casa propria, non lo so, Riccardo, tu insomma, non voglio farti entrare nel merito, perché poi in realtà non siamo chiamati in questa sede a questo, solo sulle modalità. Sarebbero bastati 50 secondi per chiudere la vicenda? 50, forse anche 40. Non è bastata una settimana. Sì, bastava che il presidente parlasse. Doveva parlare oggi, doveva fare una era stata annunciata una conferenza stampa e poi è venuto fuori un comunicato da parte della federazione ieri sera, come giustamente avete fatto vedere, e poi comunque lui non ha parlato. Non so se è stata una scelta fatta ad hoc, perché magari dice quando parli magari dici delle cose che possono poi ritorcersi contro di noi, come è successo quando ha parlato con il buon Arrigo, che ha fatto una ricerca molto approfondita, perché è partito tutto di lì, è partito dal ciclo web, ci sono stati degli scandali perché comunque c'era una diretta scritta su un consiglio federale, giustificato dal fatto che chi lo faceva ha detto si poteva fare, non è assolutamente così. Ci sono delle cose non troppo chiare, e a me delle 106.000 euro di provvisioni io non ci vedo niente di che, perché comunque da che mondo è mondo, se io domani dovessi portare uno sponsor, una sponsorizzazione a Luciano Rabottini, credo che Luciano mi possa riconoscere una certa provvigione, magari stipulata prima. Questo è il fatto. Qui c'era un discorso che chi portava una sponsorizzazione o comunque un'azienda che voleva legarsi alla Federazione Ciclistica Italiana poteva ricevere una forma di riconoscenza, di provvigioni, ma questo fa parte del commercio, credo che Cristiano lo sappia bene. Il problema è che è stata gestita male, e quindi io non voglio entrare in merito, perché no, come giustamente diceva Cristiano, non siamo noi che possiamo entrare in merito, perché le cose ce le devono raccontare. Il vero problema è che il presidente non ha parlato. Cioè dovrebbe, lui è presidente e doveva parlare come presidente, perché poi magari gli errori sono stati fatti da altri. Crisafulli, lì come si chiama, si è comportato indegnamente, ma non tanto perché erano due donne o in questo caso Norma Gimondi donna, si è comportato male a prescindere. E il presidente lo doveva cacciare fuori dalla riunione, fuori, doveva essere fatto fuori subito, cioè no, stai calmo, perché in una discussione si può fare anche accesa, una discussione su un consiglio federale può anche venire fuori la discussione, però in maniera educata, magari accesa, sì, magari si può anche alzare la voce perché tutti quelli che erano lì erano probabilmente anche tutti, sono tutti appassionati. Non si può negare che Giuliano Dagnoni sia un appassionato di questo sport. Il problema è che è stato fatto un danno a questo sport, perché sono una settimana che si parla di questa cosa e della Vuelta, che è la Vuelta e che ha portato anche dei ragazzi italiani alla luce con dei risultati, non abbiamo vinto però i risultati c'erano, abbiamo visto sulla Gazzetta dello Sport le brevi, perché era più importante quello che stava succedendo
nelle stanze della federazione. Poi sono d'accordo, se poi tutti i campioni del ciclismo del passato la pensano nella stessa maniera, Luciano sa benissimo che prima di mettere d'accordo un gruppo era difficile, e qui sono, cioè, sono d'accordo Moser e Saronni, Fondriest, Bugno, Adorni, cioè è qualcosa di grosso da riflettere, c'è sicuramente. Luciano. Ma tutti questi personaggi chiedono un po' la testa del presidente, però io obiettivamente, Riccardo, io ritengo che questo Consiglio federale è un Consiglio federale che nasce dietro grandissime spaccature, perché all'interno ci sono personaggi legati a Martinello, legati alla Isetti, quindi c'è un Consiglio federale molto spaccato. Ciò che non succedeva negli anni passati, quando alla presidenza c'era Renato Di Rocco. Renato Di Rocco, tra l'altro, è stato per anni, prima di essere presidente, segretario della federazione. Perché se questo errore c'è stato in questo momento storico, io ritengo che più colpe al presidente dobbiamo darlo al segretario della Federazione Ciclistica Italiana, perché l'errore doveva essere gestito soprattutto dal segretario. Poi io obiettivamente rimprovero anche qualcosa alla Gimondi, alla Norma Gimondi, alla vicepresidente. Se in questo momento bisognava dare questi 106.000 euro giustamente di provvigioni a personaggi che molto bravi sono riusciti a portare sponsorizzazione all'interno della federazione, quindi quei 106.000 euro andranno sempre pagati, perché chi ha fatto questo lavoro deve essere da contratto, deve essere pagato. Però Norma Gimondi, che sei vicepresidente e hai capito che questo Consiglio federale stava facendo un errore, poteva, da abile avvocata che è, dire: ragazzi, aspettate, noi sì dobbiamo dare questi 106.000 euro di provvigioni, però dobbiamo prendere una strada diversa da quello che state intraprendendo, perché non doveva venire fuori con questa grande bufera, perché poi alla fine questa bufera non è che lo paga il ciclismo di vertice, questa bufera lo paga sempre il ciclismo di base, chi fa il ciclismo alla base. Quindi alla fine io grandissime responsabilità al presidente non ne do. Io avrei consigliato alla Gimondi, che tu sei stata brava a capire questo tipo di errore, entri nel Consiglio federale e dici: ragazzi, guardate che questi soldi devono uscire in una maniera fiscale molto onesta e precisa. Luciano, non credo che era questa l'intenzione della Gimondi, come non è stata intenzione dei 10-15 giorni prima il problema della famosa moglie dei Dagnoni, che era stata lì erroneamente messa. Io credo che la Gimondi abbia sottolineato di una spiegazione perché crede che ci sia fraudolenza dietro, cioè non è intervenuta su un errore, è intervenuta perché vuole un chiarimento su che cosa sta succedendo. Chi c'ha ragione o no, non lo voglio discutere, credo che l'intervento sia quello. Non interessa, che ecco, poi della in serie realtà non è neanche il tema male. Del contendere. La somma non sono il tema del contendere, poi chiudiamo perché devo dare spazio anche ad altri due amici che sono già in piattaforma. Il tema del contendere non è mai stata la somma, sono state le modalità. Sì, però Luciano dice c'è stato un errore. Io credo che la Gimondi abbia sottolineato non un errore, credo che abbia sottolineato un qualche cosa che non si deve fare, perché è un qualche cosa di illegale. E quello è stato il tema del contendere, la modalità, sì, credo di sì. La modalità con cui probabilmente si andava a definire il pagamento, magari anche giusto, corretto, ma con modalità quando Riccardo dice il presidente non ha parlato, ha ragione, perché il presidente interviene e dice: no signori, qui c'è un errore fatto in questa maniera. Lui non parla. E più tu stai zitto, più tu dai modo di pensare, certo. Ma forse dietro c'è qualcosa. Assolutamente. Va bene, Riccardo, ti salutiamo, ti facciamo andare a nanna, ti liberiamo prima questa sera, ti piace come regalo? Salutatemi Terence, no poverino. Giovedì prossimo non ci vedremo, quindi ci vediamo tra due settimane. Giovedì prossimo non ci Eccoli sono, qua. Però io, secondo come sarà la situazione,
lo sapete, posso fare un'incursione perché tanto... Ok. 10 minuti, noi, Riccardo. Noi siamo, no, siamo non, vi, non vi prometto niente, Luciano, non lo so. Sì, sì, va bene. Però va sarò bene, in un contesto. Se tante volte dovessi essere in una situazione figa, piacevole, tipo che ne so, c'ho qualche personaggio sì, vicino okay, a me, vi farò un saluto. Tanto per fare il figo, per farvi vedere che sono benissimo, cioè tutto quello lì. Vi saluto, mi ha fatto piacere fare una chiacchierata con Cristiano, era tanto che non lo vedevo. Un americano veramente, tanto tempo. E grazie come sempre, siete forti e continuiamo con la Vuelta, guardare la Vuelta su Eurosport, perché assolutamente, tanto lì, e per non perdervi anche gli aneddoti Discovery Plus è ancora meglio, perché poi di là invece c'è la pubblicità, invece di qui no. Quindi ma perché te sentire, hai sentito l'aneddoto oggi? No, no, perché oggi non ero a casa, qui abbiamo Eurosport in redazione, a casa invece ho Discovery Plus. Quindi oggi in redazione. Oggi l'ho e quindi l'hai ridetta dopo? L'hai ridetto dopo, sì, l'aneddoto. Però non era come l'avevo detta. Ma peccato, l'ho perso. No, però. Da domani ci sono. Però no, ma te la dico, ti lascio subito immediatamente. Lo sai, Luciano, com'era Lucien Van Imp, no? Sì. Lui era particolare. Ho raccontato di quando siamo andati all'ippodromo e lui voleva giocare i cavalli e gli ho detto sì, si può, prendiamo il giornalino e vediamo le prestazioni. E lui mi disse no, regardelo dal jeu, io guardo, io vedo, quel cavallo lì non può arrivare, suda troppo. Allora siccome Kelderman oggi sudava molto, sì, ho detto Kelderman non può vincere, suda. Troppo. In breve era questo. È la cosa, ragazzi. Buonanotte. Immagino quando andavate sulle salite che ti vedeva, magari che faceva particolarmente caldo, ti lasciava per strada. Cioè, vabbè, io sudavo sempre, però non vincevo mai. Okay. Stesso, ciao, Riccardo. Ciao, Riccardo. Buona Vuelta, ovviamente su Eurosport. Ciao, grazie a Riccardo Pagrini. Oh, salutiamo in piattaforma Pierpaolo Addesi e Silvestro Belpulsi. Ciao, Pierpaolo, ciao, Silvestro. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Tra poco, Silvestro, vediamo da te, però prima con Pierpaolo facciamo un po' un bilancio di questi campionati italiani di paraciclismo. 42 titoli italiani in palio, strada, cronometro, una bella rassegna, un bilancio che possiamo definirlo positivo, sì? Sì, sì, assolutamente positivo, un bilancio... diciamo che è andato al di là delle aspettative, anche ho visto che c'è stata una bella risposta anche da parte della città di Avezzano, e quindi credo che sia andata veramente bene l'organizzazione, diciamo sembra, ecco, che è andato tutto liscio. Sicuramente non è stato facile gestire un circuito cittadino di 6,5 km con tantissime traverse, tantissimi incroci, bivi, quindi ci sono state anche polemiche, ma è giusto che ci siano anche quelle, perché sennò se non c'è chi parla dietro vuol dire, io dico sempre che se c'è chi parla dietro vuol dire che gli stai davanti, quindi comunque ci sono anche quelle, però sono più le polemiche quelle positive, quindi sono contento di come sono andate le cose, sono contento che il nostro Abruzzo come sempre è grande. Tanti complimenti anche dalle società, 150 atleti da tutta Italia per sfidarsi, insomma non sono numeri così scontati se ci riflettete un po' da casa, vero Pierpaolo? No, diciamo che parliamo sempre di un'attività paralimpica, quindi un'attività abbastanza ristretta, e parliamo sempre di una gara al centro Italia quando la maggior parte degli atleti sono del nord, è normale che una manifestazione del genere al nord fa numeri sicuramente più alti, però ci siamo difesi alla grande. Nel 2018 sono riuscito a portare 110 atleti in Abruzzo, quest'anno ne erano di più, quindi comunque che ben venga. Io continuerò sempre a portare questi ragazzi nella mia terra, perché credo che oltre al messaggio sportivo che come da atleti danno come tutti gli altri, siano anche un bel messaggio sociale per tutti. Questi sono ragazzi che sono tutte persone che si sono rialzate da difficoltà, quindi da prendere d'esempio. Io sono il primo a prendere esempio da loro.
nella tua Vezzano, Cristiano, eh? Nella mia Vezzano, Pierpa, ti dico, allora, le polemiche che hai sentito, ce ne sono state tante, sulla gestione dei tempi, sulle strade chiuse, sui vigili, che non erano assolutamente mai rivolte a voi. È una questione politica di Avezzano, è una, okay, questione, proprio una questione interna. La manifestazione è stata ben organizzata, abbiamo il vantaggio, io questo per Paolo ho detto a chi di dovere, il vantaggio di avere te nella nostra regione, perché per poter fare queste manifestazioni c'è bisogno anche di un atleta di spessore, di livello, come lo sei tu, in una regione, in un'organizzazione. L'ho detto anche al GAL, tu sai come loro si sono impegnati e vi hanno aiutato in questa strada, che per fare queste manifestazioni non ve le potete inventare, se la volete fatta bene ci devono essere le persone che hanno fatto l'atleta, la sanno dirigere, hanno un certo spessore di intelligenza per poterla gestire. Quindi sicuramente il valore aggiunto, Pierpa, sei stato tu, e non te lo dico per sviolinarti, perché sai bene come sono anche cattivo io nelle critiche e nelle cose, però ti assicuro che la manifestazione è andata molto bene, molte persone si sono complimentate e fortunatamente, immagino che Avezzano era tanto che non aveva una manifestazione così bella, così importante. I ragazzi che avete portato sono stati splendidi, di una educazione unica, ragazzi con qualsiasi problematica che avessero, ma proprio atleti veri. E io per Pa ragionavo anche con le persone che guardavano, qualcheduno, no? Un po' lontano, che diceva, però poverino, no? Gli mancano le gambe, poverino. Io dicevo, guardate ragazzi, che vi posso assicurare che loro, quando ci guardano, dicono poverino quello con quella pancia seduto al bar, sì, perché loro sono atleti di tutti, sì, di tutti i livelli. Pierpaolo, proprio sull'impatto che ha avuto nella città di Avezzano, anche nella Marsica, ho sentito anche, hai detto, beh, in futuro potremmo anche pensare di organizzare qualcosa di carattere internazionale, sempre in quella zona d'Abruzzo? Guarda, intanto ringrazio Cristiano e volevo aprire una piccola parentesi dicendo che i ragazzi, quando li ho incontrati il sabato mattina, erano arrivati tutti il venerdì, la prima cosa che mi hanno detto è che c'è stata un'accoglienza favolosa da parte di albergatori, ristoratori, bar. Quindi questa cosa ci fa onore, perché spesso giriamo l'Italia, anche il mondo, e non siamo poi così trattati bene, ma non solo noi, parliamo in generale. Quindi il fatto che tante testimonianze mi sono venute a dire che l'accoglienza, che il cuore, che la generosità della gente è stata veramente immensa, questa cosa mi fa veramente piacere. Un elogio alla città di Avezzano, un elogio all'Abruzzo, perché ovunque siamo stati abbiamo trovato sempre solo tanto calore. Quindi io ringrazio veramente tutte le persone che comunque di fronte a queste situazioni ci accolgono a braccia aperte, e sono orgoglioso di questa cosa, ripeto, della mia terra. L'organizzazione, sì, io credo che siamo sicuramente pronti ad avere un qualcosa di più importante più in là, non l'anno prossimo, perché per l'anno prossimo, come sapete, c'è già il meeting. Aspetta che non ti sentiamo più, forse sono uscite dal Bluetooth le cuffie, credo. Sentite? Credo, non ti sentiamo più, forse... Togliendo le cuffie, perché ho visto che le hai inserite e ti sentivamo meglio, ma poi non ti abbiamo più sentito. Quindi magari anche a costo di sentirti un po' peggio, togliendo le cuffie, forse... Senti, non so Jacopo. Se... No, non ti sentiamo. Adesso. No, no, se riesci a togliere le cuffie e torniamo a parlare come poco fa, magari forse adesso ce la facciamo. Perché, insomma... È vero che con le cuffie ti abbiamo sentito meglio, però ti abbiamo sentito per poco tempo. Mi senti adesso, Jacopo? Per Paolo? Adesso mi senti? Molto basso, molto basso. Riprova. Adesso, ecco. Mi senti? In maniera molto, 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 molto... Adesso allora facciamo così, Pier Paolo, facciamo così, aspetta, guarda. Ecco, passa... Cadi a pennello, perché... Ti faccio mettere a posto l'audio, noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco, così magari ti sentiamo meglio.
25 anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Farmacia Ferroni a Montesilvano. Salute, benessere, bellezza e prevenzione da oltre 20 anni al tuo servizio. A Montesilvano, in via Vestina 187, www.farmaciaferroni.it. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Ultima parte di Velo per questa sera. Adesso credo che l'audio di Pierpaolo Adesi funzioni bene. Pierpaolo, perdonami l'interruzione, ti lascio continuare il discorso che hai iniziato prima della pubblicità. Adesso però sei muto.
Però stavolta è perché proprio hai tolto l'audio. Adesso mi sentite. Ecco, adesso sì. Chiedo scusa perché sono poco tecnologico, quindi... No, non ti preoccupare, qui siamo una banda. Allora, niente, io per il prossimo anno ho già un impegno con il meeting giovanile a Pescara, come ben sapete, credo che le notizie sono arrivate, e quindi questo sarà già un impegno molto molto importante, e quindi qualcosa di internazionale credo che per il prossimo anno non riesco. Poi dopo, però 2024 possiamo dare una... Guarda, 2024 tutto è possibile, perché credo che anche quel circuito stesso ad Avezzano, con dei punti forse da ritoccare a livello di manto stradale, si presta veramente molto bene per una gara internazionale di spessore, quindi potrebbe essere lì, come anche altri posti in Abruzzo, perché ripeto, di circuiti ce ne sono tanti e di zone dove poter fare appunto un evento internazionale. Ci sono molte zone che si prestano. Poi non nego che il fatto che ci sia il velodromo ad Avezzano mi alletta molto, magari una settimana di sport paralimpico inserendo campione italiano strada, crono e pista. Questa cosa è una cosa che ci stavo pensando anche il giorno della presentazione che è stata fatta proprio lì vicino al velodromo, considerando che quel velodromo è stato il mio primo ritiro con la maglia azzurra, proprio in un ritiro ad Avezzano, quindi... Mi piacerebbe, ecco, rivivere quelle emozioni anche con un italiano pista. Adesso vediamo un attimo. Io volevo ringraziare l'amministrazione comunale, il GAL, che si è impegnato economicamente, e le persone che mi sono state vicino. Un grazie particolare a Pasquale Parmeggiani, perché comunque si è fatto a pezzi per questa manifestazione. L'ho stressato abbastanza. Io sono tornato il 16 agosto dai mondiali di paraciclismo dal Canada, sono stato fuori ben 21 giorni, quindi comunque il grosso lavoro qui l'hanno fatto gli altri e non io. Quindi io ringrazio immensamente, perché dico sempre che sembro io l'organizzatore, ma in realtà chi lavora sono tanti amici che mi stanno vicino, quindi grazie. Grazie a voi che date anche questi spazi per parlare di quello che viene fatto nella nostra regione e soprattutto di ciclismo paralimpico. Pierpaolo, scusami, puoi ritornare sul meeting giovanile di Pescara del prossimo anno, che mi sembra una manifestazione che è un po' un fiore all'occhiello della Federazione Ciclistica Italiana questa? Sì, ti posso confermare che è stato assegnato all'Abruzzo il meeting nazionale, mi è stato già comunicato come società organizzatrice, abbiamo concorso al bando, ci avevo già provato nel 2020, poi il Covid ha fatto un po'... da spacca acque, perché comunque sono state rimandate altre edizioni, quindi abbiamo traccheggiato un attimo, poi si è ripresentata l'occasione quest'anno di riproporci, e io col sostegno naturalmente della federazione regionale, perché comunque sai bene che questa gara è assegnata alla regione, questa manifestazione, e siamo riusciti a spuntarla, eravamo in lotta con altre regioni che si erano proposte, sai bene che il meeting, diciamo, fa gola a tanti, e niente, siamo riusciti a riportarla in centro Abruzzo e ce la metterò tutta affinché sia una manifestazione che dovrà lasciare l'ennesimo segno, come è stato in Avezzano, perché posso garantirvi che Avezzano ha lasciato veramente un segno, è stato un campionato italiano che comunque è ben organizzato ed è stato staccato un bel biglietto da visita. Oggi mi è arrivato un messaggio chiedendomi di riproporre gli italiani il prossimo anno sempre ad Avezzano, quindi questo vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. Assolutamente, ti arrivano i complimenti da casa da parte di Moreno Di Biase, bellissima manifestazione, un saluto anche a Cristiano. Pierpaolo, noi ti ringraziamo, grazie davvero per essere stato con noi e per averci raccontato questa manifestazione molto molto bella. Grazie Pierpaolo. Grazie a voi, grazie a tutti, grazie Luciano, grazie Cristiano e anche agli amici da casa. Ci rivedremo presto, magari per parlare anche di questo meeting, perché più verrà pubblicizzato e meglio è. Grazie comunque a Luciano per l'ennesimo invito e niente, abbiamo bisogno anche della televisione per far conoscere quello che succede nella nostra regione, quindi grande rispetto al vostro lavoro. Buona siamo qui apposta, siamo qui apposta. Grazie per Paolo, a presto. Grazie di nuovo. Prima di andare da Silvestro Belpuzzi, che tra poco ci presenterà la pedalata a Termoli di questo weekend, prima Luciano parlava del tuo progetto. Di che si tratta?
Sì, siamo. Non, beh, oddio, non possiamo neanche dire lo stato embrionale perché ormai diciamo sono già partito. La mia idea, diciamo, la mia novità è quella che voglio coinvolgere ragazzi che iniziano ad andare in bicicletta, al di là delle scuole che esistono e che continueranno ad esistere, dove ad Avezzano ce ne sono un paio di scuole che continuano a fare le lezioni che immaginate. Io invece ho proprio voluto coinvolgere, ho iniziato con un istituto, quindi una scuola media, dove, a parte il fatto che il tutto lo farò dove ci saranno ragazzi che saranno magari non possono permettersi, o i genitori non possono permettersi le biciclette e cose, gliele fornisco direttamente io. Anche perché sappiamo bene che il ciclismo adesso sta cominciando a diventare uno sport un pochettino costosino, credo che lo sia un po' sempre stato, insomma io nei racconti anche vecchi sento di questa problematica di avere una bicicletta o di tentare averla, me lo raccontava a me mio padre che quando iniziò a correre la storia era che non si riusciva a trovare una bicicletta perché non aveva i soldi per comprarla, immaginatevi oggi che è ancora più complicato, quindi, e poi vorrei coinvolgere in questo discorso i genitori. Parliamo del meeting, io non so se voi avete mai visto un meeting, ma sono dei bambini che si, come dire, divertono, sì, ad andare in bicicletta. Adesso spiegatemi qual è il divertimento. 40 ragazzini che partono da una gara, hanno uno stress eccessivo, si sta partendo con pochi sorrisi, partono le batterie, a chi fa prima, arrivano all'arrivo, con i genitori infogliati, infervorati, che urlano, che litigano tra di loro, che quando uno arriva ci stanno i campioni. Dov'è il divertimento del bambino? Dov'è? Oddio, messa così mi hai quasi convinto che non ci sia. È la verità. Adesso ragazzi si stanno annullando le manifestazioni di ciclismo perché non ci sono più i bambini che fanno attività. Questo lo sapete, no? È successo anche nella regione nostra. Non è stato solo da noi, è successo anche altrove. Però te voglio dire, siamo in una situazione dove veramente c'è esasperazione. Io voglio coinvolgere i genitori. Cioè voglio coinvolgere i genitori non nell'attività, ma proprio nell'educazione allo sport. Cioè Pierpaolo, parlavamo prima dei ragazzi dei campionati italiani, di ragazzi che non sono normodotati, ma veramente ci sono al meeting, vanno educati per fargli vedere che cosa significa avere un figlio normodotato, allenato, in salute, con la volontà di potersi cimentare in una gara, quindi sopportare il dolore, il sacrificio, il sudore, la fatica. E poi stiamo a fare chi fa prima, stiamo lì a litigare. Voglio dire, la mia idea è un po' questa qua, però diciamo che adesso inizierà. E io mi ero ripromesso, adesso con Luciano si parlava, quindi vi sto più o meno illustrando questa cosa, ma siccome io pure sono un pochettino, no, un romantico, un passionale del ciclismo, vorrei iniziarlo, portarlo un pochettino avanti e poi ragionare su quello che secondo me dovrebbero essere i risultati che mi aspetto. Perché vi ripeto, il discorso è che sui settori giovanili non è possibile continuare ad esasperare questo mondo di ragazzini che dai sordienti vanno a Livigno, diceva Magrini, oppure persone che poi non si rendono conto, perché i genitori, il problema grosso è che cioè loro conoscono il loro momento, quindi conoscono il campione esordiente, il campione allievo, non conoscono la storicità. Certo. Quella che noi abbiamo perché abbiamo visto generazioni di crescere, e quindi succede che poi alla fine ne paghiamo le conseguenze. Assolutamente. Andiamo da Silvestro Belpulzi. Ho chiesto purtroppo la sintesi un po' a tutti, chiedo venia, ma i tempi sono quelli che sono. Per questa pedalata, Silvestro, che si farà alle porte di fatto della nostra regione, perché Termoli è la porta girevole d'ingresso tra Abruzzo e Molise. Ci sarà anche un'ordine di eccezione, abbiamo parlato di federazione, certo. Intanto vi risaluto di nuovo, ho ascoltato con grande piacere i signori che hanno parlato poc'anzi, e sinceramente faccio, prima di parlare, se abbiamo un po' di tempo ovviamente, della pedalata,
sulle questioni della Federazione Ciclista Italiana. Abbiamo quattro minuti. Beh, allora non posso parlare di niente, allora mi devo concentrare solo sulla pedalata. Vabbè, niente, sarà sicuramente la prossima volta, se ci sarà una prossima volta, ovviamente. No, niente, noi come ci dispiace, Silvestro, anche perché tu sei stato un grande dirigente di sport anche di vertice, okay. Quindi ci sarebbe piaciuto, però in questo momento parliamo dell'evento. Va bene, cioè, assolutamente, grazie Luciano, chiedo scusa, allora forse. No, vai tranquillo. Noi ogni anno, ovviamente dopo la pandemia, perché la parentesi pandemia ci ha chiaramente fermato, cerchiamo sempre di fare qualcosa. Io vengo da un'esperienza di tante corse agonistiche tra esordienti e allievi, per poi purtroppo arenarmi in quella che è l'attività meno faticosa, che è il cicloturismo e ciclomateriale. Più cicloturismo che ciclomateriale. Perché? Perché abbiamo pensato di dedicare ogni manifestazione a qualcosa, a un tema particolare. Abbiamo cominciato con circa quattro anni fa invitando Alessandro Manzo, uno scrittore che ha scritto un libro su Marco Pantani, il periodo in cui presentò questo libro, Chi ha ucciso Marco Pantani, venne da noi, la facevamo a San Martino in Pensilis, e in quell'occasione ci fu una bellissima risposta. L'abbiamo riproposto successivamente con il fratello di Michele Scarponi, appunto, Marco Scarponi, due anni fa, nel 2019 per essere preciso, anche lì una bellissima esperienza. Il tema era chiaramente il problema sulla sicurezza stradale. Quest'anno invece abbiamo pensato di fare qualche altra cosa, ci siamo orientati in un tematismo che va un po' più, diciamo, più moderno. Si parla di enogastronomia, si parla di turismo, si parla di conoscenza del territorio, quindi anche attraverso una società che è la Red Group, che ha creato un evento allargato su tutta la costa molisana, alcuni comuni della costa molisana, per la conoscenza del territorio, quindi gli aspetti appunto enogastronomici, gli aspetti legati al territorio, alla conoscenza del percorso, e quindi siamo stati coinvolti in questo progetto, abbiamo dato la nostra disponibilità e anche con l'ausilio di un testimonial d'eccezione, che appunto Silvio Martinari, che si è dato immediatamente disponibile, faremo questa pedalata. È una sorta di un incontro tra amici, gireremo praticamente nelle zone sia del litorale che dell'entroterra della costa molisana, per poi chiaramente fermarsi e parlare un po' con un grande campione che è stato appunto Silvio Martinello. Del resto Silvio Martinello lo conoscete meglio di me, quindi cinque volte campione del mondo, oro olimpico ad Atlanta 96 e tante altre manifestazioni, è stato anche quindi un grande pistard, e la sua presenza per noi ci onora in certo qual modo. Ci dà appuntamento con i riferimenti anche temporali? Assolutamente sì, allora praticamente noi partiremo il giorno del 4 settembre, quindi domenica prossima, domenica mattina, partiremo praticamente dal porto di Termoli, in una zona nei pressi del mercato ittico, ci sarà quindi il ritrovo, il momento di iscrizione, ci sarà un momento anche dedicato alle istituzioni, quindi presidente del CONI regionale, ci sarà il sindaco, ovviamente le istituzioni che faranno in qualche modo da apripista e quindi per conoscere il personaggio che l'uomo sport che appunto Silvio Martinello, per poi partire e quindi attraversare la città di Termoli per poi immettersi in una provinciale che porta verso San Giacomo degli Schiavoni, un paesino che sta a circa 10 km da Termoli. Attraverseremo quindi questo paesino per poi transitare praticamente nelle campagne del Medio Molise, per poi ritornare su Termoli e poi
andare verso Campomarino Lido, lo attraverseremo per poi rientrare nell'entroterra del litorale per poi arrivare a Nuova Criteria, una piccola frazione Campomarino che dista circa 10-15 km da Campomarino. Lì ci sarà una sosta, una brevissima ristoro per stare un po' così insieme e poi ripartire, ritornare su Campomarino e quindi Termoli. Sono circa 57 km di percorso, fatti un'andatura controllata, abbiamo già tantissimi iscritti, lo dicevo poc'anzi con qualche amico, e siamo circa già 70 persone iscritte, quindi probabilmente arriveremo, spero, oltre 100, quindi per me un bellissimo momento, un bellissimo evento e sicuramente ci divertiremo tanto, ecco. Noi ce l'auguriamo, in bocca al lupo, vediamo. Grazie a voi per avermi invitato, ovviamente. Ci mancherebbe, vediamo altri appuntamenti. Maurizio, c'è un'altra locandina, Bici sotto le stelle, eccolo qua. La Pavid Bike Team partecipa peraltro anche ai campionati italiani Enduro MTB che si svolgono il prossimo weekend 3-4 settembre a Castel del Rio, Bologna, con il campione regionale in carica Mattia Grilli e due esordienti e due allievi. Questo è Bici sotto le stelle. Vediamo anche gli appuntamenti della Federciclismo. Ah, c'è anche quest'altra locandina, sabato 3 settembre, io mi avvicino ma chiedo venia, ma insomma è l'età anche che avanza. Il team Caprara Polisportiva SD in collaborazione con il team Bici e Vita SD e CSI Comitato di Pescara organizzano a Ticchione di Alanno in provincia di Pescara il Memorial Luciano Candeloro, gara ciclistica amatoriale valida come campionato regionale di ciclismo strada CSI Abruzzo, ritrovo alle 13:30. Vediamo la pagina della Federciclismo. Maurizio, ti chiedo l'ultima, veramente l'ultimo sforzo per questa sera, se possibile, eccolo qua. Marathon del Gran Sasso il 4 settembre a Castel del Monte, Gran Fondo Gran Sasso MTB sempre a Castel del Monte, e poi a Fonte Cerreto il quarto Bike Marathon Gran Sasso d'Italia, per i giovanissimi invece a Prati di Tivo la Gincana del Gran Sasso. Questi sono gli appuntamenti, io ritorno nella mia postazione, saluto e ringrazio davvero tanto Silvestro Belpulzi, in bocca al lupo per la gara di domenica, grazie a voi. Grazie a tutti quanti, un saluto e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie, un saluto anche a tutti gli amici molisani, un saluto e grazie a Cristiano Taccone, grazie Cristiano. Viva il ciclismo. Sempre. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. A giovedì prossimo, buonasera a tutti. Grazie a Maurizio da Guerra Regia, grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo tra una settimana, sempre su TV6, canale 13 del Digitale Terrestre.